un attimo. Ecco Dimitri. Dimitri, ti vediamo perfettamente. Dovresti chiudere la web TV perché altrimenti abbiamo un ritorno. Eccomi. Allora. Ecco, ti favoriamo l'ingresso in video anche di Dimitri. Ciao Dimitri, come stai innanzitutto? Bene, ho visto che vi siete un po' dilungati. Ma ho seguito... Sì, no, veramente abbiamo avuto, ci devi perdonare perché abbiamo avuto, però adesso recuperiamo tutto il tempo naturalmente con te perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, abbiamo dovuto cominciare con un quarto d'ora e 20 minuti di ritardo di Radical Bar, quindi tutte le trasmissioni sono scalate quindi di un quarto d'ora alla fine. Comunque recuperiamo il tempo, quindi la mezz'ora di Rivolte Arabe e dintorni non sarà toccata da questo spostamento di un quarto d'ora. Bene. Con Sergio siamo partiti, prima di questa trasmissione c'è stato di Rivolte Arabe e dintorni, c'è stata la trasmissione su spazio con Sergio De Lia, lo spazio per nessuno tocchi Caino, e proprio con Sergio De Lia parlavamo della questione processo Mubarak come la cartina di tornasole di quello che potrebbero essere o non essere, diventare o non diventare queste rivolte arabe, no? E, a seconda, ho sentito. E quindi questo può essere proprio il trade union con l'inizio della tua trasmissione. Quali sono le ultime novità su questo fronte? Però sono le stesse novità che, di cui parlava lui, non sono positive, perché pure questa immagine, se l'Italia è stata rappresentata negli anni 90 dalle immagini televisive della bava di Forlani all'angolo della bocca mentre Di Pietro lo incalzava con le domande, o di Craxi che cercava di tenergli testa, in questi anni l'Egitto verrà caratterizzato dall'immagine di quest'uomo in barella oltre le sbarre, che con i due figli che tentano di coprirlo alle telecamere, con lui che cerca di parlare. Se volessimo fare una cattivissima battuta diremmo che il faraone è diventato una mummia, ma non è che sia molto bello un'ottica di vendetta di piazza che poi diventa un contentino perché nulla cambi, perché ha un regime più o meno dittatoriale, se ne possa instaurare un altro analogo, ecco, questo sicuramente. Per giunta c'era questa notizia che viene dalla Tunisia nel segno della rivoluzione, che si mangia i propri figli o gli eredi dei propri figli. Stava l'altro giorno sulla prima pagina del International Herald Tribune, è noto che tutti i giornali italiani, tranne l'Opinione, non se ne è accorto nessuno. Il titolo diceva "A revolution hampered by growing pains", cioè una rivoluzione frenata o in qualche maniera impedita nel proprio sviluppo dai panici, dai pains che crescono. Ma racconta soprattutto la storia della famiglia di Mohamed Bouazizi, cioè quel ragazzo che, dandosi fuoco in seguito alle come si dice, vessazioni di cui è stato fatto oggetto dalla polizia di... Da dove è partito tutto, diciamo, è cominciato tutto Di appena lì a dicembre è partito tutto, eroe della rivoluzione, e adesso invece pare che il regime abbia deciso, l'attuale regime provvisorio, facendo una mossa non so quanto intelligente, di aiutare solo la sua famiglia, che è andata via da lì, è andata a Tunisi con questa casa da $300 al mese, che probabilmente viene pagata appunto dal governo, perché comunque sarebbe un affitto piuttosto alto per gli standard tunisini, e tanto più per quelli della città di Sidi Bouzid, dove viveva lui con la sua famiglia, e con i vicini di casa che urlano al tradimento, la sua foto che stava sopra i pennoni delle bandiere tunisine che è stata buttata giù. Questo è un altro segnale non molto positivo, secondo me. Una delle cose che hanno caratterizzato la settimana, insieme poi ai continui massacri del regime siriano, certo, sì, i quali avvengono nel silenzio generale di tutto. Oggi altri 57 morti, ho visto sull'agenzia prima di collegarmi. E purtroppo, sì, purtroppo è così. L'unica nota di consolazione, che potrebbe essere di tipo etnolinguistico, che comunque
va segnalata, la riportava Le Monde, è una cortesia di mia moglie che mi ha mandato l'email, che noi facciamo tutto in famiglia praticamente, che la comunità berbera tunisina ha svolto il suo primo congresso da quando esiste pressoché la Tunisia, e sono usciti allo scoperto quelli di etnia e di lingua berbera che lì si chiama Azigut o qualche cosa del genere, e hanno fatto questo loro congresso in cui hanno parlato dei loro problemi, più precisamente, ecco, Amazig, Voa Berber, e questi qua, per bocca di questa Khadija Ben Saidan, che è la sua nuova presidentessa, hanno svolto questa riunione a Tunisi, dopo che c'era stato ai primi di luglio un congresso, ma in un'altra parte del mondo arabo, perché loro per esempio sono anche molto forti in Marocco, che è bene che la gente sappia che il mondo nordafricano ha una fortissima componente berbera, che era preesistente all'arabizzazione del VI-VII secolo d.C., e che poi ha vissuto alterne vicissitudini fino un po' a essere del tutto ridimensionata nei propri ruoli, o addirittura soppressa e soffocata con l'avvento dei reis postcolonialisti, ecco. Bene, e invece sul fronte israeliano cosa succede in Israele e come vive Israele? Israele ha dei problemi economici non simili ai nostri, perché in realtà lì il prodotto interno lordo e la crescita sono enormi, addirittura quasi tumultuosi, però come mi spiegava un caro amico del Hebrew Online, quelli che fanno i corsi per imparare l'ebraico a distanza, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e quindi anche lì hanno i loro indignados che, un po' copiando la moda, un po' le rivolte arabe, e li abbiamo visti che stanno a centinaia di migliaia in piazza. Poi possiamo dircelo anche francamente, quello di Netanyahu in questo momento non è uno dei migliori governi possibili per Israele. Ecco, anche rispetto alla Siria, che comunque è un paese vicinissimo ad Israele, praticamente sono lì. Sì, ci sono stati in questa settimana in realtà problemi di nuovo con Hamas, che da Gaza ha ripreso a sparare un po' di missili. E Gaza, a proposito di Nessuno Tocchi Caino, è uno dei paesi con la palma del boia nel vicino Oriente, perché quest'anno hanno fatto credo 5 esecuzioni, di cui 2 poi negli ultimi giorni prima della presentazione del rapporto, e ho visto quando ho scritto pure l'articolo qualche giorno fa che veniva citata al demerito, mentre quest'anno l'abolizionista dell'anno è la Mongolia, e forse l'anno prossimo sarà la Tunisia, perché appunto credo che abbia detto Sergio D'Elia che la Tunisia, oltre a avere sottoscritto la risoluzione per il Tribunale Penale Internazionale, si è impegnata, ma solo impegnata, non l'ha ancora fatto, all'abolizione della pena di morte. La pena di morte, certo. E anche lì devono risolvere il problema Ben Ali, che sta avendo un processo dopo l'altro, con una serie di condanne a morte già nominalmente accumulate, ma poi il problema della condanna a morte è l'esecuzione. Diciamo che poi noi potremmo pure accettare di una serie di paesi che ancora comminano nominalmente la condanna a morte, ma poi non la eseguono, oppure addirittura che come la Giordania, di fatto non le eseguono senza nemmeno assumere posizioni ufficiali, ecco. Ecco, ci sono novità di Dimitri invece per quanto riguarda la storia di quel ragazzo che appunto di cui abbiamo parlato l'altra volta. Ecco, noi vorrei rinnovare l'appello per Ismail. Ovviamente non ha trovato Ismail Al-Tayef, il cuoco che ha denunciato le ruberie ai danni dei detenuti nel carcere di Velletri. Questo uomo che io ho conosciuto, la novità è che l'ho conosciuto, ci siamo presi una birra insieme, quindi possiamo definirlo un islamico moderato, ma poi credo che sia pure laico. Questo per sfatare tutte le cose. Io penso che trovare un cuoco che non ruba in cucina, al di là delle battute, è una grossa cosa. Mi domando perché nessuno lo aiuti, perché questa persona merita di essere aiutato. Forse faremo insieme anche a Irene Testa, anzi soprattutto grazie a Irene Testa, del detenuto ignoto,
un libro sulla sua storia. Ci stiamo lavorando. Io ho letto una bozza che lui ha avuto la cortesia di sottopormi ed era molto interessante. Gli ho dato dei suggerimenti per lavorarci, perché lui ha avuto una vita molto avventurosa. Lui è stato militante di Abunidal, ha avuto una lunga carcerazione per un delitto, diciamo, politico negli anni '80. Credo abbia ucciso un agente del Mossad qui a Roma. È stato anche protetto dal governo italiano, poi però è stato lasciato a se stesso e non è riuscito a rientrare dopo la fine della pena nel circuito, diciamo, delle persone privilegiate dell'OLP, perché lui poi, essendo tunisino, veniva creduto palestinese ma in realtà era tunisino, quindi non ha avuto poi i vantaggi che sono stati dati ad altri, tipo quelli dell'Achille Lauro ed altri ancora. Qualcuno ha trovato lavoro qui in Italia, lui non l'ha trovato. Ora, io l'ho conosciuto, io naturalmente non è che posso mettere la mano sul fuoco su nessuno nella mia vita, però se dovessi mettere una manina, sfuggita, per lui la metterei. È una persona che sta tentando in tutte le maniere di reinserirsi ed è anche una persona che è importante per la battaglia delle carceri, anche per il futuro sciopero della fame e della sete, cui idealmente aderirò il 14 agosto, ma non so se riuscirò anche ad aderirvi materialmente, dato il mio robustissimo appetito, diciamo, e la mia ritrosia a questo tipo di pratiche fachiresche, che io descrivo così. Però, diciamo, idealmente. Allora, rispetto alle battaglie di Pannella per la vivibilità delle carceri, questo è un esempio. È un uomo che ha rischiato la sua vita, ha rischiato di finire come Cucchi, ha resistito a tentativi di corruzione giudiziaria notevoli, perché per un povero Cristo così alla fine 15.000 euro possono voler di un anno di vita, e poi magari in un anno uno può anche trovarsi qualcosa di meglio da fare e via del genere. Di seguito, io spero che qualcuno anche della galassia, che ne so, ci saranno ristoranti con padroni radicali? Allora potete assumere Ismail El Tayef. Poi, se volete sapere come mettervi in contatto con lui, attraverso il mio profilo Facebook o telefonandomi, che ne so, posso dare il mio numero 346 124 5835, vi posso mettere in contatto con lui per un colloquio di lavoro, dove non verrà sottaciuto quello che era. Qui si tratta di scommettere su una persona che io penso che ci si possa scommettere. Credo poi che sia un ottimo cuoco, fra l'altro. Bene, Dimitri, allora, quali sono gli appuntamenti invece della settimana entrante per quanto riguarda sempre il quadrante medio orientale e nordafricano? Sono degli appuntamenti importanti? Guarda, qui il calendario va fatto giorno per giorno, non è che possiamo fare come quello di Frate Indovino. Io so che ci sarà adesso un grosso problema con l'Iran, che non è proprio medio orientale, ma sta lì accanto. Avete poi letto sui giornali che in Iran adesso ci sta questa nuova protesta estiva di giocare con le pistole ad acqua, ed è stata ripresa praticamente nel sangue anche questa. Nelle prossime settimane l'Iran sarà al centro di problematiche geopolitiche, perché credo che Israele abbia intenzione di fare qualche altra azione. È uscito, fra l'altro, un'intervista a uno scienziato iraniano che racconta di uno dei suoi colleghi che sono stati uccisi, come sappiamo, non si sa bene da chi, ma forse si può immaginare negli scorsi mesi, e racconta come effettivamente quello lì stava svolgendo un pericoloso ruolo nell'arricchimento dell'uranio e quindi nel progetto della bomba atomica iraniana. Ora, è chiaro che in quanto radicale non sono favorevole a queste soluzioni, però è anche vero che quando è in corso una guerra è meglio combatterla con i metodi dei servizi segreti che con i metodi che stanno usando gli americani in tutto il mondo, senza alcun successo, e per giunta determinando queste crisi economiche che sotto sotto, secondo me, sono il pagamento differito di una grande cambiale. Ricordiamo quello che è successo in Afghanistan l'altro giorno, dove un elicottero con 31 elementi delle forze speciali sono morti, 31 americani e 7 afghani, se ricordo bene. Tra cui credo quasi tutti quelli che hanno partecipato all'operazione Bin Laden. Quindi, tutto sommato,
Devo rivedere una previsione. Se Obama prima aveva la rielezione in tasca, adesso fra un po' rischia di trovarsela da un'altra parte, perché francamente è il primo presidente americano che crea un problema simile col debito pubblico. Non è riuscito a gestire nemmeno questa sua minima, tutto sommato minima, anche se significativa, vittoria contro il terrorismo internazionale. Sembra circondato da mentecatti. Francamente l'America è un grossissimo problema, perché io poi, ecco, ci stava l'altro giorno un articolo molto interessante sul Libero di Franco Bechis, che forse è l'unico giornalista vero che c'è, sta come Dio comanda in quel giornale, l'unico che non si piega. Beh, l'unico che non si piega, no, in realtà è fatto di tutti ottimi giornalisti, però gli altri 99 si piegano a esigenze di propaganda pro Berlusconi. Uno che scrive articoli, alleluia, alleluia, è lui, e che ha scritto che noi praticamente stiamo chiedendo a tutti i pensionati italiani, greci, portoghesi, spagnoli e forse fra un po' anche tedeschi e francesi, che non si devono illudere, di pagare la liquidità dei fondi pensione americani, i quali stanno vendendo a rotta di collo i titoli di Stato europei, perché avendo bisogno di soldi, quando uno vende le cose comincia a vendere da quelle che gli servono di meno o che ritiene che di meno valgano, fino a vendersi poi i gioielli di famiglia, che evidentemente saranno altri tipi di investimento. Allora, questa globalizzazione in mano esclusivamente alle banche mondiali, che siano la FMI, la BCE, la Federal Bank o cose, stanno creando queste cose pazzesche. Se poi a me, italiano, mi mettono un quintale di tasse, per esempio mi mandano in pensione più tardi con un coefficiente più basso, finirà che sono io che pago la pensione agli americani. Io, allora, con tutta la buona volontà di essere internazionalista, come sono, da buon radicale, e con tutta la buona volontà di detestare il mondo delle piccole patrie, deve però pure esistere una logica, per cui non è che se qualcuno dà uno schiaffo a uno in America, il cazzotto me lo prendo io qua in Italia. Non mi pare che sia esattamente la cosa più intelligente. E con Obama devo dire che queste cose si sono moltiplicate al cubo. E tu come, cosa pensi che succederà, visto che ci avviciniamo ormai al 2012, no? Già ci saranno le primarie presto, quindi cosa pensi? Ma non so, nel 2012 c'è anche la maledizione dei Maya che... No, veramente. Innanzitutto, chi pensi che sarà l'avversario di Obama? La sua fortuna è che non si vedono avversari all'orizzonte. Neanche Ron Paul? Come si chiama? Sì, Ron Paul, d'accordo, però io non vedo tutto un personaggio carismatico. Vedo un movimento organizzatissimo come quello dei Tea Party, che tutto sommato viene bollato come estremista di destra da questa informazione conformista un tanto al chilo, specie in Italia, ma per me non è esattamente così. E bisognerebbe trovare, tutto sommato, io fossi nei repubblicani ritenterei la carta di John McCain, perché mi sembrava uno che anche con le idee libertarie, vagamente antiproibizioniste, potesse tutto sommato portare ai repubblicani qualcosa di più del loro elettorato, peraltro un po' lo sbando tradizionale. Obama a me mi ha folgorato una definizione di uno degli ultimi, forse l'ultimo numero di The Spectator, il settimanale inglese chiaramente conservatore, ma che è anche chiaramente molto sarcastico anche con i conservatori, e dice che lui vuole spendere come un socialdemocratico, illudendosi di poter tenere le tasse come un repubblicano o come un conservatore. Ed è un po' il problema che in questo momento ha anche tutta l'Europa, perché ci sono spese degli stati sociali che sono ancora tarate sulle vecchie socialdemocrazie, e però c'è una grande domanda per la crescita di abbassare tutti i livelli di tassazione, ma non è una questione di ricchi o di poveri. Il problema è che se vuoi rilanciare una certa produttività, tu devi fare pagare la metà delle tasse che si pagano adesso a tutti. Ciascuno con la propria proporzione, ma a tutti, perché guarda che è tanto per quello che guadagna 1.000 euro al mese trovarsi tutti questi balzelli, questi assegni familiari ridotti, queste
ma anche per quello che guadagna 100.000 euro al mese, l'idea di doverne dare 65 allo Stato è una cosa che ti spinge terribilmente verso la vita di rendita e di pensione, perché tanto guadagnando a quelle cifre qualcosa da parte, per quanto ti vuoi essere spendaccione, te la sei messa, quindi non produci, perché se devo produrre per lo Stato, anche se possono bastarmi dei restanti 35.000 euro per vivere bene, può diventare un principio, una questione di principio. Ma io perché devo lavorare per te? Che poi con i tuoi soldi ci mantieni le auto blu di Mastella, le province inutili, una serie di altre cose. Non mi sta bene e quindi non lavoro. E quindi è il problema per cui non cresce il prodotto interno lordo italiano. Non lavorano i ricchi che sono ricchi, si mettono i remi in barca e ti dicono, sai che ti dico? Me ne vado con una escort a Timbuktu o dovunque sia e vivo bene così. I poveri cercano di arrangiarsi e comunque non portano molta farina al prodotto interno lordo, perché il povero non produce così tanto. Il povero può venire sfruttato, un operaio può venire sfruttato, un impiegato, un giornalista, perché ormai diciamo ben proletarizzata come professione. Ma chi può produrre è una persona ricca, che invece che ritirarsi a vita privata può aprire un negozio, ma se quello per aprire un negozio deve dare tre quarti di quello che guadagna allo Stato, il negozio non lo apre, e certo, quindi non assume manco due persone nel negozio. Beh, certo. Va bene, Dimitri, diciamo che abbiamo approfondito, diciamo, diversi argomenti, partendo dal Nord Africa attraverso il Medio Oriente. Una cosa volevo chiederti. Tu possiamo parlare dell'Arabia Saudita? Ecco, io ti volevo chiedere una cosa proprio sull'Arabia Saudita, che è uno di quei paesi, è uno di quei paesi di cui non si parla tanto e troppo. Prima una domanda sul Kuwait, che è stato uno dei pochi paesi, giusto, che rispetto alla Siria ha sollevato, ha fatto delle critiche al regime siriano, giusto? Uno dei pochi paesi arabi. Sì, in Arabia Saudita qualche cosa si sta muovendo. No, parlavo del Kuwait. Scusa, no, non ti stavo seguendo. Beh, il Kuwait comunque c'ha dei seri problemi di terrorismo interno. C'è da guardare con sospetto il Kuwait quando fa delle aperture, peraltro anche l'Arabia Saudita. Nell'Arabia Saudita ci sono quelli di Human Rights Watch che hanno chiesto alla monarchia di praticamente di abbandonare questa legge antiterrorismo, che è diventata un pretesto per imprigionare le persone senza prove già più di quanto avveniva prima e sottoporle a torture. Io penso che questi paesi, che non sono molto chiari e molto democratici, che in questo momento puntano l'indice contro la Siria, lo fanno per distogliere l'opinione pubblica interna dai problemi che c'hanno. Kuwait, sì, certo, in Siria sta avvenendo un macello e oltretutto non c'è nessuna prospettiva di un intervento armato dell'ONU, come sappiamo, per levare il suo popolo. Quest'uomo, come ha detto D'Elia, quest'uomo lavora contro il suo popolo. Il nemico in questo momento della Siria, come anche dell'Iran, è il proprio popolo, non è più l'Occidente. Però non è il Kuwait, credo, che possa dare queste lezioni, ecco. Invece no. Sull'Arabia Saudita stavi dicendo prima? È che Human Rights Watch ha chiesto di abolire la legge antiterrorismo, perché in realtà che abbia avuto grandissimi effetti antiterrorismo non lo sappiamo, ma è servita un altro po' per gli oppositori. Sì, gli oppositori, ma anche le persone che non vivono secondo i canoni di quella monarchia. Poi vabbè, nella settimana sappiamo delle ulteriori evoluzioni che ci sono state in Libia, ma ancora non sappiamo bene se è morto o no sto figlio di Gheddafi. Pare che la situazione a Tripoli sia molto critica, però Gheddafi è sempre sul contrattacco. Certo, tutte queste rivolte arabe. È incredibile la grande resistenza che sta opponendo il regime Gheddafi con le sue milizie. Ha uno schieramento di forze, tra l'altro di fatto non hanno le forze aeree, no? No, quindi. No, però sai, lì lui controllava tutto e in qualche maniera la sua tribù è una tribù che è importante, predominante, quindi forse queste cose andavano pure studiate prima, ma d'altronde noi sappiamo che l'intervento è stato... Simon in chat dice che Gheddafi ha molti soldi, potrebbe essere questa la chiave?
Beh, però ce li ha quasi tutti congelati, probabilmente ne ha anche altri, questo senz'altro è un'ottima osservazione, devo dire. Però è soprattutto che quando si fanno questi interventi non si possono farli suonando la Marsigliese come ha fatto Sarkozy, con la speranza di mettersi nel business del petrolio libico, che in questo momento, dopo i trattati che c'erano stati con Gheddafi, era abbastanza appannaggio italiano. Cioè è sembrato quasi che la guerra più che alla Libia l'avesse fatta all'Italia, e adesso stiamo pagando anche a livello economico mondiale con la credibilità dell'Europa, perché l'attacco all'Italia è un attacco all'Europa, Certo. Lì è sempre la famosa fiaba dei tre tori, che mi piace molto citare, anche perché è una specie di fiaba araba. Beh, raccontacela. Pensate che l'ha già detta, corro il rischio di ripetermi. Sono i tre tori che si trovano di fronte a un leone che li vuole mangiare. Ok, l'hai raccontata l'ultima volta, però ormai raccontala nuovamente, perché esatto, è una bella, non la racconterò mai più. I tre tori che si trovano di fronte al leone che se li vuole mangiare, e lo fanno arretrare, perché tutti e tre, con quel popò di corna che c'hanno, riescono in qualche maniera a incutere del timore. Poi però il leone incombe lì intorno, i tre tori non rimangono uniti, credono di poter andare ciascuno dei tre a parlamentare, e allora va prima il toro bianco, che è il più bello, che alla fine dice: guarda, se mi lasci perdere ti consegnerò il toro nero. E lui dice: sì, e chi ti tocca? E allora il toro bianco tradisce il toro nero, lo fa cadere nel tranello e il leone se lo magna. Poi rimangono due tori, quello bianco, quello grigio, e quello di rosa l'ha magnato. E stessa cosa, quello bianco va di nuovo a tradire quello grigio e dice: guarda, se proprio però mi devi assicurare che a me non mi mangi, un po' come sta facendo la Merkel in questo momento, io ti insegno anche il toro grigio, Germania. L'Italia, capito? Allora il toro nero era la Grecia, il toro grigio è l'Italia, e il leone, tutto contento, se magna il toro grigio. E dopodiché il toro bianco rimane da solo, non ha più nessuna possibilità di vendere e di tradire altri tori, e finisce che viene magnato pure lui. Quindi la Merkel sarà il toro bianco, ma quella è la sua fine. Enrica commenta in chat: Dimitri Zen. Sì. Dimitri Zen. Sono fiabe arabe. No, sono fiabe arabe, che sono tra l'altro molto belle le fiabe arabe. Va bene, sì, Dimitri. Sono bellissime le fiabe arabe. Se però le racconti alcune di esse ai bambini, stai attento che poi gli devi dar bromuro per farli dormire. Va bene. Ok Dimitri, è stato bellissimo anche questo appuntamento con Rivolte Arabe dintorni, che questa puntata anche sarà disponibile sul nostro sito internet già da domani. E speriamo che sia presto, che mi mandi presto il link via... Assolutamente, devi darmi il tempo tecnico. Detto questo, leggiamo un attimo che Simon ci dice una cosa, visto che abbiamo ancora qualche minuto. Non ricordo dove ho letto una stima dei costi sostenuti dalla guerra Libia versus NATO. Finora non so, più o meno, finora sono più o meno paragonabili. Il blocco economico sortirà i suoi effetti, ma quando? Non lo so, i costi sono senz'altro cari, e oltretutto non sono tutti qua, e ne pagheremo il fio. Non ti dico il fio delle cose. Lo pagheremo. Te lo faccio immaginare. Però sicuramente. Ma ti dirò, potremmo dircela tutta, le missioni italiane all'estero in questo momento non portano per l'Italia, ma questo può essere, vale per tutti gli altri paesi, un briciolo, che è un briciolo di, come si può dire, di buon nome all'Italia, né di ritorno economico. Beh, non solo le missioni, abbiamo un Presidente del Consiglio e un Governo che si distinguono. Ho capito. Allora, per dirla tutta, le missioni italiane all'estero servono solamente ai soldati che ci vanno e non muoiono, per farsi un bel gruzzolo, ai generali per farsi una buona fama, ma in questo momento che servano a qualcosa gli italiani in Afghanistan, dove tutto sta in mano al re dell'oppio, cioè a Karzai, e alle tribù dei talebani, che comunque prima o poi verranno a patti con lui, e poi anche lì vedremo chi vincerà. Non sono servite sicuramente a nulla in Iraq,
in Libano meno che meno. L'altro giorno sentivo a Radio Radicale un senatore del PD, credo Lapo Pistelli, che ha avuto il coraggio di dire che quella è stata una delle cose più intelligenti che ha fatto il governo di D'Alema, o meglio non il governo ma lui quando era ministro degli esteri. E allora, se quella è la cosa più intelligente, mi devo immaginare qual è la cosa più idiota, perché lì abbiamo permesso a Hezbollah di ritornare al punto di partenza pieno di armi, Israele al punto di partenza pronto a una guerra, in mezzo a questo esercito di marionette che non serve a niente e che quando scoppierà la guerra scappieranno per forza di cose a gambe levate, e poi l'intervento in Libia. Beh, francamente, ma se ce ne li facessimo tornare tutti a casa, a proposito di risparmi, anche quei pochi 600-700 milioni di euro che comunque ogni sei mesi vanno rifinanziati, A sto punto. Va bene Dimitri, il tempo si è concluso, adesso salutiamo Dimitri Buffa, lo ringraziamo per questo spazio, l'appuntamento è domenica prossima, questa volta speriamo di essere più puntuali, alle 19.30, salutiamo Dimitri Buffa, ritorniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la comunicazione.